Questa è la mia mattina, la catenina ancora girata, eccola qua, perché mi sono alzata da poco. Questa è la mia vestaglia. E proviamo a far vedere i momenti salienti della giornata che non sono stati preparati. Facciamo piccoli, piccoli sketch inauditi, i più scempiosi occhiali, di cui mi sono sempre vergognata tanto perché sono miope. E ho anche una miopia bella forte. Questo è un esperimento. Ci dobbiamo vergognare di come siamo durante la giornata. Basta con questo rigidismo della perfezione, questo controllo sul nostro corpo, su come appariamo. Oddio, sta arrivando quella persona, non mi sono toccata. Oddio, guarda come sono vestita. Oddio, non sono a posto con me stessa. Ma perché? È una vestaglia come questa, comprata dai cinesi, che determina se io sono a posto con me stessa. Chiaramente non posso mostrarvi la doccia perché mi sembra proprio il caso. A tra poco. Uscita appena dalla doccia, inguardabile. Adesso andiamo di sopra e ci vestiamo. Ragazzi, ho appena finito di asciugarmi i capelli, sembro una scopa elettrica, quindi poi dovrò provvedere con la piastra e con un po' di cheratina e cose del genere che servono ad ammorbidire i capelli. Perché vi sto mostrando la Pippi? Lei fa parte di me e ogni volta che sono in casa, diciamo, la mia ombra mi segue sempre. Queste sono le mie unghie, io non porto lo smalto e non le faccio crescere perché mi danno fastidio, perché mi piace suonare e quindi suonando le unghie lunghe mi darebbero fastidio. Allora, questa signorina che vedete qui, molto silenziosa, in realtà più tardi, insieme a sua sorella, che è la barbona che sta dormendo di là con mia figlia, faranno un gran macello. Quindi in quel momento, quando io uscirò di casa, vedrete loro due fare di tutto per non farmi uscire. In quel momento io non parlerò perché sarà impossibile farlo. Ora mi vesto. Eccomi qua, ma solo per qualche secondo, tra poco me li piastro. Questo è prima del trucco. Orrenda. Devo anche fare un po' di pubblicità. Questo prodotto che non ho mai conosciuto, eccolo qua, è particolarmente utile perché c'è il cane che comincia a dare i numeri. E tu fai così, ti fa un pochino l'effetto piastra. Guarda. Ma non perché si è bagnato, eh. È proprio lui che fa così, ti rimangono così tutto il giorno. Non serve la piastra, sono poche spruzzetti di questo prodotto. Non mi ha pagato nessuno, non sono l'influencer. Ciao bambine, fatele brave, eh? Tutte e due, non fate le stronzette, non fate le stronzette. E questa è la strada che io faccio ogni mattino per andare al lavoro. Stiamo salendo e adesso andiamo a prendere la macchina. Mettiamo il cancelletto. Pronti, partenza e via al lavoro? Chiaramente questa è la parte del video che meno deve interessare e quindi non c'è motivo di riprendermi se non per narcisismo. C'è un esperimento, è solo un esperimento, un modo per giocare con me stessa, con voi, un modo
modo anche per mettere alla prova i miei limiti, capire fino a che punto mi posso spingere, capire fino a che punto riesco ad essere veramente fino in fondo me stessa. Sono infatti nel mio ufficio, giusto perché voglio mostrare anche la parte del lavoro che è questa. Qui c'è la mia scrivania, il solito disordine, le mie piante, arte. E poi ci sta tutta l'altra parte degli uffici che ora vi mostrerò. Sala TV, sono tornata a casa, pausa pranzo, guardate, si comincia a vedere i segni della stanchezza, pausa pranzo e dopo riprendiamo la giornata. Sta piangendo perché ha capito che deve fare il bagnetto, deve andare dal toilettatore. Stiamo aspettando il nostro turno, lei nel frattempo trema. Eccola, guardate come trema. Passa tutto, passa tutto. Bagnetto fatto, siamo pronte. Andiamo a casa, Frida. Andiamo a casa? Andiamo a casa. E siamo tornati a casa nuovamente. E la giornata è andata malissimo perché mi si è rotta la macchina. Ho dovuto chiamare il meccanico. Con il mio cane siamo rimasti per strada. Siamo arrivati adesso che sono esattamente le 19:01.